Buongiorno ragazzi, oggi facciamo un esercizio per l'equilibrio. Se riusciamo a trovare un buon equilibrio fisico, col tempo si trova anche un equilibrio psichico, perché il corpo, lo sapete già, lo sappiamo tutti, non è staccato dalla psiche. Partiamo. Apertura. Sposto il peso sulla destra, libero la sinistra, alzo le braccia. E ora metto il peso su entrambi le gambe. Ora ci troviamo in una posizione di base. Ve la ricordate la posizione di base com'è? Posizione di base, i piedi sono ben radicati, il peso è ben distribuito, il bacino è leggermente in retroversione, cioè spinto leggermente verso l'alto, le spalle sono rilassate, il mento spinge leggermente verso il petto. Perché? Perché dobbiamo raddrizzare la testa, che deve essere come se ci fosse un filo che ci tira su. Quindi abbiamo la terra che ci radica e il cielo che ci chiama su verso l'alto. Faccio come pappagone, rilascio questo per aria. Ok. Ecco l'esercizio di equilibrio. Spostiamo il peso sulla gamba destra, alziamo le braccia, avanziamo con la gamba sinistra, spostiamo il peso sulla sinistra e abbracciamo la destra. Di nuovo, spostiamo il peso sulla destra e abbracciamo la sinistra. Ci mettiamo la respirazione, ora facciamo solo il movimento. Ora indietro, indietro e su. Qui nel prato non c'è tanto equilibrio perché il pavimento è slivellato, non è livellato come se fossimo a casa, ma va bene, meglio ancora. Fisso un punto in avanti. Questo è un esercizio di equilibrio, ok? Ora ci mettiamo la respirazione. Inspiriamo, apnea, e qui facciamo, espiriamo e facciamo un paio di respiri. Tre respiri. Avanziamo con la destra e raccogliamo la sinistra. Wow! Beh, ho voluto muovere il piede. Ci vuole concentrazione. Ok? Indietro. L'importante è riuscire a riprendersi. Perché come nella vita ci sono momenti che veniamo sballottati qua e là e l'importante è riuscire poi a recuperare il nostro equilibrio. Inspiriamo e io sono in una buca, raccolgo, provo a rimanere nella buca dove sono finita col piede per vedere se riesco a tenere comunque l'equilibrio. Non è facile, ok? Avanzo e cerco di andare in un posto dove non c'è una buca. Qui non c'è la buca. Ora col passo indietro probabilmente mi ritroverò nella buca. Non lo so. E sono pronta a stare nella buca. Quando arrivano, le accettiamo e le lasciamo fluire. Dietro, di nuovo e su.
amici al cielo e alla terra. Quindi inspiriamo, raccogliamo, portiamo su verso il cielo.